Panucci, che ha iniziato questa partita in costante pressione offensiva. Sulla sua verticale c'è Alvarez, in chiusura Parisi. Cross di Panucci sotto porta, colpito a sorrente, Ferrotta, Roma in vantaggio. Ancora una volta si è visti due centrali fermi su una palla crossata benissimo da Panucci, che si stava sovrapponendo spesso anche prima, e qui Storari anche lui non va bene nell'uscita. Ferrotta, sempre lui che si inserisce quando deve, ovviamente trova lo spazio giusto, un gol importante. Si era visto la Roma che era partita molto forte, il Messina un attimino un po' rilassato e deconcentrato in difesa. Quinto gol nel campionato per Perotta, la Roma al settimo minuto sblocca il risultato. Del resto, al di là di quel brivido per uscita vuoto di Curci, la Roma aveva iniziato con grande aggressività questa partita, l'approccio era stato completamente diverso rispetto alla gara di Ascoli. Qui c'è sicuramente un'indecisione sia del centrale ma soprattutto di Storari, anche lui che ovviamente nell'area piccola deve essere pronta a uscire, e qui ovviamente c'è Perotta che lo anticipa, errore di valutazione di tutto il reparto difensivo. Grande intuizione quella di Spalletti di spostare di una ventina di metri in avanti per Rotto, tutto è nato nella trasferta di Genoa. Intanto attenzione ad Agostino che dalla distanza prova a spaventare Curci. Ancora Bovo, pallone morbido, mette giù Aquilani, può attaccare la Roma. Si gira rapidamente Aquilani, arriva quasi nella zona tiro. Aquilani prova il tiro, rete, tre gol, Aquilani. Ancora una volta, come diceva prima, nello schieramento 4-4-2, tra le linee c'era De Rossi, c'era Aquilani, che si fanno trovare molto bene, liberi, stoppa la palla, arriva verso l'area di rigore, c'è il movimento di Perrotta, lui aspetta un attimino per vedere il compagno, poi fa il tiro là del Piero, a girare sull'altro palo. Ovviamente un gran gol di un giocatore che ovviamente è giovane, ma ha un grande futuro in questa squadra, perché insieme a De Rossi forma un centrocampo molto importante. Da fuori area l'ha cercato, ma vedi, tra le linee, scoperta, la difesa deve solo indietreggiare. C'è il movimento di Perrotta molto bene e lui fa un gran gol. Terzo gol nel campionato di Aquilani, gol bellissimo, raddoppio della Roma, 2-0, Roma straordinaria questa sera. E qui fa scuola Luca Toni con la sua esultanza. Anche Spalletti dice qualcosa, come dire, provaci ogni tanto.